Salve a tutte e tutti voi, amiche ed amici di YouTube. Sono qui ancora una volta assieme a tutte e tutti voi che mi guardate. Io sono il vostro Santenchan e andiamo a passare a parlare del tema del giorno. Io l'altra volta, nello scorso video, vi avevo già annunciato che dovevo fare un video su un tema che sembra di scottante attualità. Tant'è così che nei telegiornali della Rai già a dicembre danno delle anticipazioni con tutte le cose che a me sembrano più importanti: gli attentati a Parigi, che non so se sono stati 7 o 17, le centinaia di morti che hanno provocato, la guerra in Siria, che adesso finalmente se ne parla poco nella Rai. Putin sta uccidendo i guerrieri del Daesh, dell'ISIS. Il conflitto che hanno avuto i russi con la Turchia e il dramma che ancora si vive in Libia, la crisi petrolifera, il fatto che il petrolio scenda di prezzo, la crisi dell'occupazione in Italia, le banche che possono essere a rischio fallimento sono 13, ma molto importanti, 100.000 famiglie senza più i loro risparmi che possono finire nella strada. Cioè, possono essere dalle 400.000 alle 800.000 persone a finire in mezzo alla strada, con il primo ministro Renzi che fa il decreto salva banche, che lo chiama salva Italia, perché l'Italia è solo delle banche, ma non fa nessun decreto salva famiglia. Lo deve discutere, invece per dare i soldi alle banche lo fa per decreto, non lo discute con nessuno. Lui e quelli del PD e quelli del PDL. E della Commissione Europea, della BCE, della Deutsche Welle, no, quella è la televisione, della Deutsche Bank, vabbè, insomma, la cordata dell'euro è sempre più contro i cittadini europei, non solo italiani. Ma con tutte queste cose c'è un qualche cosa di più importante che nella RAI ci inculcano, già ci lavano la testa, ci vogliono sciacquare il cervello dei nostri neuroni e ce lo dicono, addirittura ci dicono in anteprima tutto quello che succederà. Allora dico, perché poi trasmetterlo nella tele? Perché sprecare, sciupare del tempo nella migliore fascia oraria dove si dovrebbe discutere della crisi subsahariana, della guerriglia che hanno nell'Africa nera? Chi finanzia Boko Haram, che fa attentati, ammazza molti animisti e molti cristiani africani? Chi finanzia il Daesh o ISIS? Perché ancora non si è riusciti a contrarrestare l'attività di Al Qaeda? Che succede in Afghanistan, che è tutto allo scatofascio? Perché hanno distrutto Iraq, che adesso c'è il Daesh? Perché la Libia è quello che è, tanto gli compriamo il petrolio ai ribelli e non si sa se sono ribelli o terroristi, che sono tutti mercenari subsahariani che stanno governando. Ci sono due stati libici e tre governi. Si torturano peggio di prima, che poi il cattivo era Gheddafi. E anche Saddam Hussein e Bashar al-Assad, che uccidevano i terroristi, li impiccavano, e adesso quei terroristi che minacciano l'Occidente sono cattivi, ma prima erano vittime di stati totalitari. Comunque, detto questo, vediamo che la RAI si occupa già da dicembre o da fine novembre di un qualche cosa che supera per importanza tutto quello che è altre cose che ho detto, come la crisi in Ucraina, l'abbattimento di aerei, il terrorismo internazionale, gli uragani, la perdita di lavoro, il suicidio di disoccupati, tutto quanto è superato in larga misura, udite udite bene, perché forse, come sempre, fra febbraio e marzo inizia niente po' di meno che il Festival di Sanremo, e già ci stanno anticipando tutti quelli che andranno al Festival di Sanremo, quelli che non ci andranno, che andranno a cantare. Ci stanno servendo già questa buffata di Sanremo, ma io dico, fallo iniziare e che sia una sorpresa per tutti. Invece inizia il gossip, i pettegolezzi nella Rai e altre televisioni, che ha detto, che non ha detto, se andrà a cantare, se non andrà a cantare, con quale canzone andrà. Poi vanno i famosi fuori concorso e lanciano i tormentoni, li lanciano nei media, perché non è che si lanciano soli. Così la gente si rintrona, si ricoglionisce, almeno
il primo ministro potrà, il presidente del consiglio dei ministri e la maggioranza composta da PD e PDL potranno fare in quel caso che vogliono, come sempre, perché la gente starà alienata mentalmente seguendo tutto questo gossip, questi pettegolezzi, chi sarà il conduttore, chi non sarà il conduttore. Ma fate arrivare Sanremo e che semplicemente lo trasmettano, poi la gente vede con sorpresa chi canterà, chi non canterà. Invece già adesso cominciano le interviste: perché ha deciso di cantare quella canzone, perché non l'ha cantata, ci sono dei simbolismi, dei motivi occulti, veramente. Poi chi misura il rating televisivo di Sanremo? Perché voglio dire, è un qualche cosa di arbitrario. Chi lo decide quante persone hanno visto Sanremo? Perché si sa che i sondaggi si basano su dati percentualistici. Fino a che punto sono affidabili? Adesso si sa, tutte le persone che hanno un monitoraggio dei programmi su un televisore, magari lasciano acceso quel televisore su Sanremo, vanno in un'altra stanza e non so che cosa vedono, perché certo magari hanno degli scrupoli di coscienza e non vogliono che si sappia quello che realmente vedono quando si trasmette Sanremo. E poi magari, perché magari saranno dei sondaggi gonfiati o paghi, non si sa. E quindi molti televisori controllati da queste società di sondaggio magari staranno in enti controllati da queste società, per dire, che li mettono su quel canale, non lo so. Per me non me ne frega un cazzo poi se sono dati attendibili o no, perché sono dati statistici, probabilistici. Non è che ogni italiano è monitorato in casa, saranno 1000, 2000, 50.000 apparati monitorati. Ma oggi chi non ha 4-5 televisori in casa? C'è gente che paga 4-5 canoni. Allora siamo seri, guardano tutti la stessa cosa. E poi dicevo, che novità è questa? L'ultima volta o la penultima volta, la penultima, c'erano due disoccupati che si volevano uccidere a Sanremo. Hanno preso il treno o l'aereo, sono andati vestiti uguali e poi sono saliti sul palco prima dell'inizio dello spettacolo. Vabbè che Sanremo è uno strazio, ma già che hai pagato un biglietto caro dell'Ariston per l'apertura proprio, vabbè che apriva Fazio con un suo discorso, guarda caso, sulla disoccupazione, sulla crisi, era nel 2013 credo. Però anche così è giusto, saltano, no no, che sui strilli, urli, aprono il telone di fianco al palco e questi due giusto in quel momento salivano e si volevano buttare, e tutti le camere già pronte a filmarli, tutta una scena ben montata, no? Ma io dico, ora schifosissimo il discorso di Fazio, era tutto organizzato, perché sono arrivati a tempo anche con le immagini a volersi lanciare. Almeno fa iniziare a cantare qualche cantante e poi buttati, perché sarai di sicuro più motivato a farlo che no. Appena senti qualche cane, quanti che si ammazzeranno in casa e nessuno lo sa. Se con quello che si paga di canone poi ti devi anche assorbire Sanremo, che poi il gossip, il pettegolezzo, non soltanto dell'anteprima di Sanremo, perché hanno inventato anche quello, che c'è l'apertura ufficiale con tanto di discorso monotono delle palle, che è sempre più enfatizzato, no? Sempre più scenico, con il multimediale. Ma anche poi c'è un'anteprima di Sanremo che non inizia subito, ti danno degli assaggini, no? E poi c'è tutto il discorso del gossip prima che inizi, durante l'anteprima, i pettegolezzi anche durante il festival, che ti ripetono tutto quello che succede nel festival, alla chiusura del festival, e poi continuano
i rotocalchi televisivi, i telegiornali, i programmi di varietà, i talk show, addirittura fanno delle pillole, no, di comicità. Durante Sanremo tolgono quelle pillole di comicità e mettono canzoni vecchie e nuove di tutti gli anni di Sanremo. Quindi ti stanno mandando videoclip durante tutto il giorno, discussioni su quello che si è discusso a Sanremo, discussioni sulle discussioni che Sanremo ha generato, gossip sul gossip, polemiche e pettegolezzi sui pettegolezzi delle polemiche e dei pettegolezzi, e senza fine. Ma non un amore senza fine come mi sembra la canzone di Gino Paoli, un par di palle senza fine, con contropalle, contropalle, ricontropalle, delle palle, delle contropalle, non se ne può più. Allora io non ho mai seguito Sanremo, prima di tutto perché è molto commerciale. Fanno canzoni per lanciare cantanti, ecco, già le fanno le canzoni perché siano accette dal pubblico. Uno dovrebbe cantare quello che si sente di cantare, comporre quello che si sente di comporre, non comporre qualcosa per l'esito commerciale, perché poi diventi un tormentone. Io non ho mai ascoltato la musica secondo questi criteri. Ho sempre cercato di ascoltare qualcosa che mi piacesse. Poi, se un brano, una canzone, un'opera che va molto, beh, forse ha una ragione di essere così. Ma io non guardo all'ultimo successo per ascoltare musica. Soprattutto adesso in internet, che puoi cercare, perché dopo il primo periodo in cui era difficile caricare qualcosa, vi ricordate degli anni 2000-2006, che il wifi non era praticamente qua, non esisteva, perché è saltato il wifi nel 2013 a diffusione massiva. Ma prima del wifi è venuta la banda larga o ampia. Beh, io ho avuto internet ancora prima, per 6 anni, dal 2000-2006, quando c'era il modem 56 kilobit o kilobit, quindi era un modem telefonico che tu ti agganciavi, quando marcava il numero faceva, perché gli dava il segnale al modem che c'era l'aggancio, no? Quindi non si poteva caricare molte cose e la gente intercambiava gli archivi, a volte ci occorrevano ore per scaricarne uno, peer to peer, con il famoso Kazaa. Allora molti erano perseguiti e multati perché violavano i diritti d'autore diffondendo opere che non erano loro. Invece adesso, con la banda larga, le società, le imprese caricano tutto in YouTube e anche in Vevo. Quindi puoi ascoltare brani ed interi album dei Pink Floyd, per dire, senza scaricare nulla nel computer. Ed è tutto legale, perché da YouTube, Vimeo e Dailymotion sono le stesse compagnie, autori o individui che detengono i diritti d'autore del brano, che caricano i brani dei cantanti e delle bande musicali. Quindi puoi fare oggigiorno una ricerca in internet e trovare dei siti dai quali è legale ascoltare musica e addirittura scaricarla, perché tu puoi scaricare da YouTube, non ti multano, né è responsabile chi ha caricato in YouTube dei diritti d'autore. Invece con Kazaa erano privati, che non erano detentori dei diritti d'autore della musica o dei film, che intercambiavano con altri. Invece da YouTube puoi scaricare un film che non stai violando i diritti d'autore, li starà violando chi ha caricato in YouTube eventualmente. Quindi puoi cercare rock anni 70, puoi cercare in qualsiasi idioma, non c'è più una scusa. Io ascolto Sanremo perché è difficile ascoltare le nuove tendenze. Hai musica da tutto il mondo, tanto da individui sconosciuti che non hanno quasi ascolto e che si registrano da casa, come da persone di molto talento che magari non sono conosciute mondialmente. Magari qualcuno che suona dalla Turchia, da qualche paese che
non ha molta diffusione mondiale dalla Russia, però ecco, magari fa del rock buono, perché anche molti che studiano musica e canto magari non saranno dei professionisti del canto, però in casa registrano qualcosa che è orecchiabile. E poi ci sono le tradizioni di tutto il mondo, la musica etnica, folclorica, tradizionale, e cioè c'è un repertorio di migliaia, di miliardi di ore di musica che si rinnova annualmente. Quindi non è un pretesto per dire io non trovo musica. Basta che metti musica classica, finlandese, austriaca, musica etnica o folclorica, peruviana, russa, coreana, finlandese, lapone, che trovi russa, che trovi tutto quello che vuoi. Addirittura c'è l'imbarazzo della scelta, perché trovi un'infinità di titoli, un'infinità di stili diversi, di autori, di composizioni, di generi. Quando metti musica tradizionale slava, non so, c'hai 800 milioni di coincidenze. Quindi io faccio questo. Poi fin da giovane, quando non c'era internet, io cercavo di comprare musica che mi interessasse, quindi non mi sono mai appiccicato al leitmotiv della stagione, al tormentone, al tritamento fino di Maroni. E quindi vabbè, inizierà Sanremo, già ci danno le anteprime, e a me mi secca, perché ogni volta te lo fanno vedere nel TG: ci sarà Sanremo, ci sarà Sanremo, l'inviato speciale da Burkina Faso, da Mosca, dalle isole Tuvalu nel Pacifico, dalla Costa d'Avorio. Dove andranno mandato l'inviato speciale, che c'ha una formazione, parla 7 idiomi? No, ma è vero, è così. La maggior parte degli inviati speciali fanno invidia alle altre catene televisive importanti d'Europa e del mondo, perché veramente almeno 3 idiomi li sanno parlare, o 4, se non 7. Poi hanno una formazione giornalistica veramente molto speciale. Allora uno dice: l'inviato speciale lo mandano in Burkina Faso, nella Costa d'Avorio, in Somalia, nello Yemen, a parlare di geopolitica, di metafisica, di filosofia, di giurisprudenza del Ghana o della tradizione ortodossa slava a Mosca, o del shintoismo a Tokyo con un professore, un cattedratico di Kyoto, perché veramente alcuni dei nostri giornalisti sono accademici professionali, come Piero Angela e come anche Travaglio. Chissà dove li manderanno per il mondo, magari a dialogare delle tradizioni, li manderanno per il mondo a dialogare delle tradizioni, traducendole, di qualche sparuto popolo sperduto della nuova Papuasia, che c'è una tribù di ancora sopravvivente in qualche atollo piccolissimo di 15 o 16 famiglie, che hanno idiomi totalmente dissimili dai popoli circostanti, di altri atolli piccolissimi, che hanno proprio una dialettica concettuale, una filologia, una semantica, una idiosincrasia culturale proprio rara, no? Che devi fare delle traduzioni quasi impossibili, devi tradurre con delle allocuzioni larghe per tradurre delle parole piccoline, perché loro hanno proprio della concettualistica riguardo le cose, che è molto metafisica. No, questi inviati speciali, a volte costandoci un fagotto a noi, perché sono inviati speciali, magari hanno una cattedra in filologia ed in sanscrito, per dire, li mandano a Sanremo,
Cioè, prendono l'aereo da Roma, mezz'ora di volo, un'ora di volo, già arrivano a Sanremo. O prendono un autobus di larga distanza, 2 ore, stanno già a Sanremo. Un treno, che magari in Italia sono più lenti degli autobus a larga distanza, dell'acqua tra la larga distanza, e stanno a Sanremo. A fare che? A entrare in un edificio, l'Ariston, e fare delle domande inquietanti. Mamma mia, che gli domandano? Scusi. Scusi, lei, come si chiama? Gianluca, perché? No, dico, che viene a cantare. Amami, o mi sgozzo con le mie mani. E di che tratta il tema? Di una persona che dopo aver preso l'antiacido perché soffriva di gastrite e gli venne una colica renale pazzesca. E poi scrive il suo ultimo testamento al suo amato. Ah, perché pure un po' no, che ha capito, al suo amato gatto. Ah, le trame delle canzoni di Sanremo, che sono sempre radical chic e all'avanguardia. Vabbè, non so, dicono che Sanremo serve a lanciare i cantanti. Senza voler essere malizioso, anch'io qualche nuovo cantante di musica leggera che a volte risulta così pesante lo lancerei. Ma non nel palco, dal palco lo lancerei. Vabbè. Però credo che se Sanremo è quello che è anche perché ha il pubblico che ha. Quindi, quanti di voi vedranno Sanremo? Tutti. O magari quelli che non guardano Sanremo sono giusti quelli, giusto quelli che guardano a me. Pochi. Io a Sanremo leggo sempre, tratto di leggere sempre, anche se da giovane leggevo molto di più. Si vede che invecchiando si hanno molte più cose sulle quali pensare. O forse perché si pensa di meno, non so. Però io durante Sanremo la mia sfida è quella di leggere più libri possibile. Poi c'è chi Sanremo lo chiama Sanscemo. Però questo è il concetto base. Con tutte le cose importanti che ci sono, l'ISIS, la guerra in Siria, che il nostro Stato e le nostre società petrolifere comprano ai cosiddetti ribelli, perché sono ribelli quando gli compriamo il petrolio, quando servono a distruggere uno Stato con tanto di arrivare a destabilizzare il governo. Invece sono terroristi quando ci vengono a mettere le bombe e a minacciarci. Strano, no? Vi ricordate la guerra che Putin ha fatto in Cecenia? Certo, con metodi crudeli, però c'erano radicali islamici ed estremisti islamici in Cecenia che mettevano bombe a Mosca. Quindi nel suo caso non erano terroristi, come non erano terroristi quelli che in Afghanistan, i fanatici religiosi che lottavano contro l'invasione sovietica, perché d'altra parte i sovietici avevano invaso Afghanistan, e che i poveri afghani si trovarono fra l'invasione sovietica da una parte e l'avanzata nella società afghana moderna e occidentalizzata degli estremisti islamici. Hanno vinto gli estremisti islamici. Forse è stato peggio che se vincevano i sovietici, perché l'Afghanistan era già moderno, le donne lavoravano, studiavano, c'avevano musei, cinema, vivevano come in Italia, solo che era un paese più povero. Se vincevano i sovietici avrebbero avuto una dittatura comunista orrenda, però si sarebbero modernizzati. Invece hanno vinto i fanatici religiosi, appoggiati, finanziati e istruiti al fanatismo dagli occidentali. Quindi, al contrario dei mongoli, che
che adesso hanno una Mongolia esterna moderna, gli afghani si sono ritrovati a retrocedere 700 anni perché dominati dall'estremismo islamico. E adesso hanno riproposto lo stesso modello in Siria, Libia, Iraq. Ma chi lo ha permesso? Chi ha ucciso o vuole uccidere i cosiddetti dittatori, che ammazzavano sì persone, ma erano tutte persone istruite, accondizionate a suicidarsi, gli estremisti islamici. Quindi, cosa puoi fare di fronte a un terrorista che ammazza persone ed è disposto a immolarsi? Non lo puoi condannare all'ergastolo e metterlo in prigione, perché lui non gliene frega della sua vita. Lo devi uccidere, perché se no magari scappa dalla prigione, lo fanno scappare, fanno degli attentati e ti dicono scambio di prigionieri se non volete altri morti. Allora, di fronte a uno che ammazza persone, come quelli che facevano attentati in Mosca, nei metro, o gli algerini islamici, integralisti islamici della Fratellanza Musulmana, che mettevano bombe nel metro a Parigi, se tu li arresti non cambia nulla, loro sono disposti a morire. Allora si criticava Putin per l'intervento in Cecenia. Certo, è morta molta gente civile ed è una pena, però magari erano molti civili disposti ad immolarsi a loro volta, o erano terroristi che usavano la stessa metodologia dei fanatici e degli estremisti musulmani che hanno attentato a Parigi e che hanno fatto la guerra dei Balcani. Vabbè, però poi sono digressioni troppo profonde. Già ho fatto dei video parlando di queste cose, cercateli, e ne farò altri. Però volevo parlare di Sanremo con tutte le cose più importanti. Poi non so esattamente quanto tempo ci ho messo a fare il video. L'ho fatto con una filmatrice, la Everio della serie S della Japanese Video Company, qualcosa del genere, a 8,5 megapixel, credo, 740x480, senza LED flash, perché ho acceso un po' di luci, perché è già pomeriggio inoltrato. Beh, allora vi lascio, come direbbe Mike Bongiorno, non voglio raddoppiare, ho già registrato tanto, già filmato tanto, non raddoppio, lascio, non raddoppio. Hai capito? Allegria! E poi veramente ho parlato molto. È inutile fare una sintesi di quello che ho detto, perché... Un saluto a tutte e tutti e... a tutti quelli che mi seguono e a tutti quelli che vedono questo video. Io metterò una scheda con altri video da vedere su Sanremo, probabilmente, perché già ne ho registrato tanto su Sanremo. Non lasciate di seguirmi, anzi aumentate le... guardate tutti i miei video, invitate amiche ed amici a vedere i miei video, perché è una sfida che dobbiamo lanciare fra tutte e tutti noi a YouTube, perché costringerli a pagare è quella di raggiungere almeno in un video le 100.000 visioni. Io sono disoccupato, il vostro Sant'Enciani è disoccupato, che nel nostro canale ci siano dei video che hanno già raccolto non so se 10.000 o 50.000 visioni, sono contento, però voglio che almeno fate guardare a tutti i vostri contatti i video miei che hanno avuto più visioni. Ce n'è uno che ne ha avuto 50.000 o 40.000 e un altro che ne ha avuto 10.000, altri due o tre. Fate guardare quei video perché arrivino almeno alle 100.000 visioni, così mi daranno 200 o 300 dollari. Sono disoccupato, almeno moralmente, eticamente, avrò una soddisfazione di aver raggiunto 100 dollari. Allora, grazie del vostro supporto, cari seguaci, vi lascio da un'altra e felice Natale. Comunque farò dei video e ho caricato dei video sul Natale in questi anni, quindi guardateli. Ciao, comunque ci sentiamo prima di Natale, cercherò di fare qualcosa. Ciao, dal vostro Sant'Enciani. Auf Wiedersehen!